rejoice, for we are young and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare. In history's page, let every state advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia per la città di Ovidio, che ha ricevuto la visita dell'ambasciatore australiano Mike Rann. La visita partì dal comune di Sulmona con l'incontro con il sindaco Peppino Ranalli e poi proseguita nel campo 78 di Fonte d'Amore. It is a great sindaco and our friends here. È un grande onore per noi e me personalmente come ambasciatore d'Australia essere qui presente in questa cittadina splendida e conoscervi tutti quanti, soprattutto per il fatto che avete rievocato i nostri prigionieri australiani che erano presenti qua. E mi piace molto questo particolare, che ci sia questo collegamento tra australiani e la vostra città e australiani italiani in genere. È molto importante per me oggi comunicare agli australiani ciò che è successo in questa cittadina, in questo posto. E l'altro particolare, non solo per il fatto che la popolazione sulmonese è stata molto molto accogliente ai soldati in quel tempo, ma anche per lo sforzo e per l'interesse che tutta la popolazione sulmonese, il comune di Sulmona e chiunque altro abbia partecipato stia dedicando a tutti noi australiani. Questa è nostra intenzione, comunicarlo lì in Australia in modo che tutti sappiano di che cosa si sta parlando. Molti non lo sanno questo, ma ci sono più di 800.000 australiani che visitano l'Italia ogni anno. Il Dipartimento del Turismo in Australia mi confermano che questi australiani si trattengono molto di più e spendono molto di più. Naturalmente si va a Roma, si va a Venezia, si va a Firenze, quindi le visite sono tendenzialmente fatte in questi posti qua. Quello che noi dobbiamo fare è di portare i nostri australiani, i paesani australiani, in posti come questi, dove non solo c'è del turismo, ma anche la storia dei soldati australiani e quant'altro. Molti di questi soldati australiani, infatti prigionieri qua al campo 78, erano combattenti nel Nord Africa ed erano i famosi topi del deserto. Mio padre fu uno di questi che combatterono anche là in Egitto e in Libia. Come ambasciatore vengo qui a Sulmona con grande entusiasmo e con grande interesse, ma non solo, ma anche per una mia questione personale di curiosità e di storia. And interest as an ambassador, but also
for personal reasons. Quindi, congratulazioni, sindaco, and also to all of the people and council of this area. L'ambasciatore, accompagnato dal console Louis Smith, si è detto molto emozionato per la sua visita a Sulmona e al Campo 78, prospettando un futuro roseo per il turismo australiano a Sulmona. Very important to Australia and to Italy's great friendship. Quasi 500 prigionieri australiani furono detenuti nel campo di Sulmona. È una notizia dal valore storico inestimabile. Questo deve fare in modo che le relazioni tra l'Italia e l'Australia possano proseguire proprio sulla linea di questo grande legame storico che è venuto fuori dal campo 78. È come se un tricolore bianco, rosso e verde attraversasse l'Italia per arrivare fino in Australia, dove è molto grande la presenza degli italiani. Basti pensare che su una delle navi con cui il capitano James Cook, lo scopritore dell'Australia, arrivò in terra d'Australia, era anche lui italiano. Was none other than Garibaldi, and now there's nearly a million Australians of Italian origin. La visita al campo è stata molto importante per l'ambasciatore, in quanto anche suo padre fu catturato durante la guerra e portato in Italia. Arrivarono in questo campo di prigionia, facevano parte dei famosi Desert Rats, i topi del deserto, e lo stesso padre dell'ambasciatore combattuto in quel teatro di guerra. Loro poi furono deportati qui in Italia e furono trattati, sappiamo, in questo campo con una certa affezione, con il rispetto delle convenzioni internazionali che proteggono lo status dei prigionieri di guerra. Waiting for liberation, but also developing a great affection for Italy and the Italian people. Presente alla cerimonia in comune durante la visita al Campo 78, oltre al sindaco Peppino Ranalli e al vice sindaco Luisa Taglieri, anche Gabriella Di Mattia, autrice del libro Campo 78 di O.C. Camp, presentato nei giorni scorsi, ripercorre la storia finora sconosciuta dei soldati australiani prigionieri a Sulmona durante la guerra. Aliens all let us rejoice, for we are young and free. We've golden soil and wealth for toil, our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare. In history's page, let every state